Non è la vernice, sono i farmaci. Ora non li sta prendendo. So che non ha senso, ma ho visto i quadri degli ultimi 6 mesi. Sono normali quelli di aprile, giugno e agosto. E sono distorti quelli di maggio, luglio e settembre. Ogni 2 mesi ha sofferto diagnosia visiva, perché ogni 2 mesi ha preso 3 farmaci contemporaneamente. La statina, un mese c'era e un mese no. Non so perché i sintomi vanno e vengono, ma la causa sono i farmaci. Si nascondono sotto le scale. Cioè nel grasso. Ma non è possibile, non sono liposolubili. Ho detto sotto le scale, non nell'armadio. Che farmaco ha preso prima di quelli che prendeva quando si sono presentati i sintomi? Non ne sono sicuro, credo... Un antiacido. Come fa a saperlo? Beh, quadra. E poi ho qui la sua cartella. Sì? Il dottor House. Sveglialo, abbiamo finito. No, ha detto che ha bisogno di un intervento, ma non di questo. Ha detto quale di preciso? Intervento addominale per rimuovere un bezoario. È come una palla di pelo, solo che è fatta di cibo non digerito. Si forma se il livello degli acidi gastrici è basso, e quello di Brandon lo era, a causa di un antiacido sperimentale. Bucce di frutta e fibre di verdura si sono ammassate e hanno formato una palla che è diventata appiccicosa. È fermentata, è cresciuta e ha assorbito una parte delle pillole. Alcune sono sparite e altre sono state rilasciate nell'organismo. Nell'ultima settimana gli hanno somministrato contemporaneamente dosi superiori dei 3 farmaci. Per questo non voglio che Cameron compri un gatto. Dovrebbe riprendersi. È contenta che le abbia detto la verità? Sì, certo. Ma era più felice prima di saperla? Ancora 3 metri, amore. So già com'è fatta, quindi a che cosa serve la benda sugli occhi? Mio il regalo, mie le regole. Piano. Ok, se non ti piace il colore mi hanno detto che puoi cambiarla, ma io spero. Sei pronta? Ta-da! Ti piace? Amore, stai bene? Dobbiamo parlare.